Ciao, qui riprendi e oggi ho trovato i Kinder Merendero di Super Mario. Intanto mi ha stupito trovare i Kinder Merendero perché fa freddo e di solito il Kinder Merendero salta fuori d'estate per sostituire gli ovetti Kinder che altrimenti si scioglierebbero. Le mie due gattine stanno cercando di far crollare questo pannello di polistirolo qua dietro. Allora, apriamo subito gli ovetti Kinder. Io vorrei tanto trovare un pupazzetto di Super Mario, sarei veramente contento. Allora, come apriamo questa scatola? Qui dietro c'è tutto. Voilà. Apriamo il primo Kinder Merendero della confezione. Una sorpresa su tre dovrebbe contenere qualcosa di Super Mario. Allora, questo è a pappa e me la mangio io. Invece qui dietro dovrei avere questa è Alberta. Allora, allora sì, è la sorpresina di Super Mario, però non è quello che speravo. Io avrei voluto un pupazzetto dedicato a Super Mario. Invece, questi qui sono quelli tutti con la stessa forma che ogni tanto ripropongono cambiando i colori su. Però, boh, per carità, sarà carino, eh? Allora, si apre qua su, in qualche modo. Non ho mai capito quale fosse lo scopo di questi. Se non sbaglio, dobbiamo aprirgli la testa in qualche modo e poi comporli tra di loro. Dove li depiliamo? Eccolo qui. Ecco qua, vedete? Apriamo la testa. E possiamo incastrarli tra di loro tenendo degli ometti incrociati, vabbè. E c'è un gioco associato a questo. Chi ha capito come funziona, se me lo vuole scrivere qui sotto. Io ho trovato negli anni un po' di queste sorpresine e ancora devo capire come funziona il gioco, quindi mi devo vergognare, lo so. Però se l'avete capito e volete scrivermi qui sotto come funziona il gioco secondo voi, sarò contento di leggerlo. Quest'altra gattina, quella più bianca, che sta facendo disastri in questo momento, invece si chiama Baffettina. I nomi non li ho scelti io, eh. Passiamo al secondo ovetto. E qui dentro abbiamo la sorpresina. Ho trovato un portachiavi a forma di scarpa da ginnastica. Allora, come faccio a saperlo? Perché il mio portachiavi, a cui ho attaccato le chiavi di casa, attualmente è esattamente identico a questo. Ecco, le gattine stanno commentando che le scarpette che ho trovato non è di loro gusto, quindi non sono contente. Vogliono farsi sentire. Eccola qua, almeno adesso è a fuoco però. Qui c'è un cordino da legare e possiamo decorarla come vogliamo mettendoci su degli adesivi. Ad esempio, posso prendere questo adesivo qui e metterlo qua sulla caviglia, da questo lato. Vabbè, è un portachiavi, abbiamo anche il cordino e lo possiamo personalizzare. Eccola lì, mettiamola a fuoco. Si vuole mangiare le mie sorpresine Kinder. Allora, abbiamo ancora un ovetto da aprire. Su, eccolo qua. Saluta, fai ciao con la zampa. No, non vuole. Eccolo qui. E questa è la metà con la sorpresa, io me lo dimentico sempre. E questa qui che contiene il cucchiaino per mangiare. Eccole qua, tutte e due. Brave, mi raccomando, eh. Cosa ho trovato qui dentro? È uno skateboard, secondo me. Vediamo un po'. Come li chiamano? Li chiamano fingerboard, forse. Questi skateboard da manovrare con le dita. Allora, credo che ci sia anche
un adesivo da mettere su, ecco qui, quindi possiamo decorare il nostro fingerboard. Non sono più capace, ah, ecco qui. Mettiamo subito la decorazione al nostro fingerboard. E beh, adesso un'altra cosa. Poi abbiamo anche un'altra figurina per decorare la cunetta, perché abbiamo questo piccolo dosso che ci servirà per fare acrobazie con il nostro fingerboard. E il dosso ha anche un punto qui zigrinato per essere tenuto fermo in posizione con un dito. Io metto da parte le altre sorpresine, così il mio telefono farà un po' meno fatica a mettere a fuoco quello che ho trovato qui. Su, eccolo qui. E infatti ne abbiamo un pezzo di adesivo qua, con delle decorazioni che la faranno sembrare asfalto. Mettiamo subito l'adesivo sul nostro piccolo dosso. Su, vai dritto. Più o meno ho fatto un po' un disastro, ma l'idea ce l'abbiamo. Ecco qua il dosso decorato e con il nostro fingerboard potremo fare acrobazie. Io naturalmente non sono capace, vediamo un po' se riesco a metterci in qualche pazzesca prodezza. Vuole saltare? No. Beh, fingerboard, cunetta, questa è la sorpresina che abbiamo trovato per Super Mario, che è un funghetto, e non è il tipo di sorpresina che avrei voluto trovare veramente, speravo in qualcos'altro. E qui abbiamo una scarpetta che è un portachiavi. Questo è quanto ho trovato nel Kinder Merendero. Voi preferite il Kinder Merendero o il Kinder Sorpresa? Ciao!